in gola anche questa settimana, quindi ogni settimana c'è una rete da parte tua. Diciamo che speriamo di continuare così. La squadra, una bella squadra, anche oggi è una partita molto difficile, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista di gioco. Non sta che orari nel primo tempo, io ho sbagliato il rigore nel primo tempo, quindi un po' la partita è cambiata, però sommato secondo me abbiamo fatto un'ottima gara. Ecco, in particolare nel secondo tempo entrati in campo con un altro figlio. Siamo un po' curiosi, volevamo sapere cosa vi ha detto in mister. No, diciamo che nel primo tempo loro si erano chiusi molto bene, quindi per noi non era facile trovare spazi e entrare dentro con magari passaggi più grandi e andare in gol. Nel secondo tempo abbiamo deciso di stare un po' più larghi e magari portarli fuori per poi accentrarci dopo, invece di partire da dentro venire e andare dentro diretti. Però siamo contenti di questa vittoria perché è la terza vittoria di fila che facciamo. Quindi. Il particolare che invece magari tu ti aspettavi che io ti chiedessi, che non è andato bene, è il rigore che invece tu hai già accennato. Invece volevo chiederti su quell'occasione clamorosa che hai avuto nella parte finale, cioè ti sei liberato di due avversari e poi invece... No, sono liberato bene, poi dopo invece di piazzarlo volevo spaccare la porta e un po' sono arrivato anche un po' stanco al tiro, però lì dovevo piazzare, non dovevo calciare forte a spaccare la porta.